Mezzanotte 49, buonasera, edizione breve del nostro telegiornale. L'emergenza migranti ancora in primo piano, l'Austria fa retromarcia sullo schieramento dei blindati al confine del Brennero, domani a Tallinn il vertice dell'Unione, mentre in furia la polemica politica dopo le dichiarazioni dell'ex ministro degli esteri, Emma Bonino. Sentiamo. Non si gioca solo una partita di consenso di breve periodo, ma la tenuta del tessuto connettivo del nostro Paese. È in gioco il futuro della nostra democrazia. Lo dice il Ministro dell'Interno alla Camera durante l'informativa di questo pomeriggio. Per Minniti bisogna tornare all'etica della responsabilità. La UE, che non comprende questo, rischia di perdere un pezzo importante di se stessa. Per questo, aggiunge, ho chiesto l'avvio di una discussione esplicita in Europa. Il Ministro è convinto che c'è un nesso tra la stabilizzazione della Libia e la lotta ai trafficanti di esseri umani. Intanto Vienna fa un passo indietro rispetto a due giorni fa. Al momento, annuncia il cancelliere, l'Austria non eseguirà alcun controllo ai confini del Brennero e non sta per ricorrere all'impiego dell'esercito. Sul caso immigrati inoltre interviene l'ex ministro degli esteri Bonino. Per il 2014-2016 il governo italiano ha chiesto che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia. L'abbiamo chiesto noi, l'accordo l'abbiamo fatto noi, dice la Bonino. Parole che provocano la reazione delle opposizioni che parlano di accordi segreti, ma poi è la stessa Bonino a spiegare, sui migranti non c'è alcun accordo segreto, è tutto pubblico, e Palazzo Chigi conferma. Anche in Italia la tortura è reato, dalla Camera arriva l'ultimo sì alla legge. Il testo è stato approvato con 198 voti a favore, quelli di PD e AP e 35 contrari, tra i quali Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, 104 gli astenuti, Movimento 5 Stelle, MDP, Sì, Scelta Civica e Civici Innovatori. Ma le opposizioni protestano, da destra si accusa di criminalizzare le forze dell'ordine, mentre da sinistra si parla di legge inefficace. A partire dal 2051 si potrebbe andare in pensione a quasi 70 anni, a dirlo in un'audizione alla Camera il presidente dell'Istat Alleva, il quale ha spiegato che secondo la dinamica demografica del Paese, dai 66 anni e 7 mesi in vigore a partire dal 2018, si potrebbe passare gradatamente ai 69 anni e 9 mesi dal 2051. Allo stesso tempo però Alleva avverte il tasso di occupazione giovanile 60% è ancora troppo basso e troppo spesso precario. La cosa ancora più inquietante che emerge dal suo rapporto è che la probabilità che un giovane laureato come primo impiego ne trovi uno precario è più alta rispetto a chi si ferma alla scuola dell'obbligo. È scomparso Joaquín Navarro Valls, storico portavoce di Papa Wojtyła, era nato a Cartagena in Spagna 81 anni fa. Per 22 anni è stato la voce di Giovanni Paolo II, a questo ruolo fu chiamato nel dicembre del 1984, per tutto il periodo del suo incarico ha affiancato l'azione del pontefice, col quale ebbe un rapporto strettissimo. Nell'84 Wojtyła lo strappò al quotidiano ABC, di cui era corrispondente in Italia, ma come si fa a dire di no ad un papa, ricordò in seguito lo stesso Navarro. Fu anche presidente della stampa estera in Italia. Sale la tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord dopo il lancio di un missile intercontinentale da parte di Pyongyang. Dalle basi militari USA in Corea del Sud sono stati lanciati missili di precisione in acque territoriali sudcoreane. Dopo la Russia, che a sorpresa si è opposta al Consiglio di sicurezza ONU all'adozione di nuove sanzioni, anche la Cina, l'alleato più stretto di Pyongyang e su cui contava il presidente americano Donald Trump, si è opposto ad ogni azione militare contro la Corea del Nord. Erano stati gli ambasciatori di Washington e Parigi a proporre una risoluzione con nuove misure punitive contro il regime di Kim Jong-un. E siamo allo sport con la prima vittoria italiana al Tour de France. Nella quinta tappa è di Fabio Aru lo spunto vincente in salita al termine di uno scatto a meno di 3 chilometri dal traguardo. Il successo di giornata permette al corridore sardo di candidarsi per la vittoria finale. Il suo ritardo dalla maglia gialla, Froome, in un'edizione con poche frazioni a cronometro, è adesso di soli 14 secondi. Da registrare la giornata negativa del colombiano Quintana, che in classifica generale è a 54 secondi dalla vetta. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7. Vi lascio al film. Buon proseguimento.